tutte e a tutti, oggi non dico buongiorno perché sono le 6 meno 10. Allora, dovete notare il capello. Allora, il parrucchiere, sono stata stamattina a fare una piega, non ce n'avevo da mesi, mi ha fatto i capelli lisci e io non ci sono abituata, ho questi ciuffi davanti, quando cucino comunque solitamente li tengo raccolti, ma almeno questa parte qua perché mi vanno davanti agli occhi. Però sono in cucina, per favore. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio, così vi spiego un attimo che cosa sto combinando. Allora, oggi è lunedì, mi porto un po' avanti perché riaccendiamo qua. Innanzitutto vi devo spiegare una cosa. Dopo tante critiche, tante simpatiche critiche che ho ricevuto negli anni, dovute al fatto che io tenessi le cipolle e le patate nel frigo, avevo deciso di metterle là sopra, vedete? Praticamente cosa è successo? Tempo una settimana e le cipolle, le patate stanno bene, me le sono trovate così, piene di germogli. So che comunque fanno male, mi pare che quando germogliano si devono buttare, vabbè. Fra l'altro quelle rosse invece si sono proprio ammuffite, quindi guardate qua che spreco di roba, c'è proprio le piante verdi. Comunque, bando alle chiacchiere, solo l'aglio si è salvato e un paio di cipolle rosse e lo scalogno è perfetto. Dicevo che mi porto avanti. Preparo il cavolfiore che stava qui già da tempo e adesso lo sto soffriggendo un po' con aglio e olio. Perdonate il pentolone, ma c'è qualcosa di lavastoviglie da ieri perché oggi non ho mangiato a casa e ho terminato tutto ciò che mi serviva. Qui è già pronto perché dopo farò in padella i peperoni, solo per me questi sono, me li mangio domani. Le zucchine le taglio a dadini, le soffriggo un pochino e poi ci faccio una frittata, perché quando ho fatto un periodo di dieta Dukan ho comprato un bricco di albume d'uovo che mi scade tra circa una settimana e quindi farò una frittata di soli albumi, così è meglio, la faccio anche bella grande con le zucchine, magari zucchine appunto e scalogno, i peperoni in padella, il cavolfiore che io in realtà dopo ci metto l'acqua, ci metto un cuore di brodo diciamo, tipo un dadino per insaporire, non lo salo infatti, e faccio poi col mini primer, con il frullino, diciamo faccio tipo la purea. Mi sembra che ho terminato solo queste tre cose, io ne ricordavo un'altra, vabbè, vi faccio vedere anche l'albume così. Sono stata dal macellaio e mi sono fatta preparare di tutto. Mi sono fatta preparare salsicce, quelle senza grasso, quelle di cinghiale tipo, macinatissime, guardate che belle. Qui c'è, che c'è? Mi sono scordata, la carne macinata, sì, mi faccio anche il ragù per domani, la bolognese diciamo, e le polpette sono per stasera. Ti fanno tutto al momento, sono stata al Sigma vicino alla scuola, anzi sto dicendo una sciocchezza, ci sono stata sabato. Ecco l'albume, chissà come viene, e quindi niente, sto impiastricciando tutto, nel giro di un'ora voglio terminare. Io vorrei chiudere il frigo, ma le ho dato un po' di fieno a terra, guardate che ha combinato. Ma c'è polpetta, andiamo! Poppi, andiamo! Cioè, non si può cucinare così, vi prego. Scusate l'interruzione. Tornato anche Romeo nel frattempo, c'è un bel caos in mezzo. Allora, questi sono stupendi, io li straconsiglio. A parte che all'olio sono buoni anche asciutti. Hanno un formato stupendo, molto più piccolo dei crostini dorati. E io quando faccio le vellutate ci metto questo. Poi ho esagerato con le compere qui. Devo snellire un po'. Ma oggi sono di buon umore perché non so se metterci questo. Ho questo, c'è scritto in padella. Questo secondo me insaporirebbe molto anche i peperoni, però è troppo. Comunque sì, questo qui, dicevo. E ho ritirato la celiachia di Giordana e Giordana non è celiaca, falso allarme. Quindi da un lato sono molto contenta. E qui ci sono tutte le cosine per aiutarla ad andare in bagno, come i piccini, perché le servono in questo periodo. E queste me le hanno fatte comprare. Venivano un euro l'uno, sono troppo carini. Vabbè, io intanto continuo. Devo un attimo fare un po' di cernita perché vedete, io dimentico sempre tipo la panna, non la uso veramente mai. Questa mi scade fra un po', quindi va utilizzata. A dopo. Io ho un piano cottura più grande. Mi serve qualche... Ne vorrei due, oggi ne vorrei due. Ora, parte delle zucchine me le sono conservate come contorno e le metto in frigo. Io poi le metto in frigo, se però vedo che il giorno dopo non si consumano, le passo al freezer. Non mi va di congelarla subito la roba. I peperoni sono pronti, eppure sono per domani.
Saranno il mio pranzo o la mia cena, mo vedo un po'. Potrei fare. No, perché i bambini difficilmente li do, sono comunque pesanti. Poi, se non mi ustiono, ve la faccio vedere. Ho usato 3/4 di brick. Il brick mi dice che sono 15 uova. Comunque avrò usato veramente una decina di uova. Però sono lì bianchi, quindi è venuta molto chiara, è venuta perfetta. Si stava rompendo qui nell'angolino durante il giro, che l'ho fatto non con il piatto, ma con lo spatolone gigante. La purè è quasi pronta. Allora, io ho già sminuzzato tutto. Sapete che ho usato? Il mio migliore amico qua, introvabile, lo schiaccino americano. È una specie di schiacciapatate. Questo è comodissimo per fare i primi piatti, come dico io, in modo che le verdure non siano a pezzi giganti, ma non siano neanche frullate. Io adesso non so se lo lascio così, lo finisco di frantumare, o se invece è tutto spento qui, sì, o se invece ci passo il mini beamer proprio avvellutata. Diciamo che anche così non mi dispiace. Magari lo metto via così, così ci facciamo il primo piatto. Però questo sicuramente non domani, perché ho il macinato da fare la bolognese, altrimenti poi si fa brutto, è già lì da sabato, oggi è lunedì, sto impazzendo. Non credo che io ho la forza mentale di fare anche la bolognese, oppure facciamo così, mi metto sulla bolognese, mentre va, col padellone come questo, però quello alto tipo wok, va, quello mi è rimasto, mentre si va io mi pulisco tutto, ma soprattutto non avendo fatto ieri la lavastoviglie, mi è rimasto solo questo misero spazio. Quindi stasera mi tocca, sono quasi le 7, io vi giuro che faccio, la faccio? Ma sì, la faccio, via. Tanto però mi sistemo, almeno c'ho i fornelli sgombri, perché adesso metto anche quello in una vaschetta e mi resta soltanto la padella di questa che per la cena. No, vabbè, mi chiamavano la signora dei contenitori ermetici. Allora, però questo è ancora bollente, peperoni, zucchine, cavolfiore e qua ci finirà il ragù quando è pronto. Cioè, sembra una pazza, sai? Carini se me li metto tutti in fila. No, cioè, sapete che risate se mi casca tutto. Ci andranno nel frigo? Ci andranno? Io consiglio sempre di non chiuderli proprio bollenti perché si crea proprio troppa condensa. Io li faccio prendere un po' aria col coperchio appoggiato, poi quando non è più proprio rovente lo chiudo. Sta valvola mi si apre sempre. E ovviamente non metteteli in frigo o in freezer quando sono molto caldi. Questo è caldissimo. Non so se surgelo qualcosa. Allora, ragù pranzo domani. E cena. Magari bambini, muovete un po'. Cena verdura. Vittorio, posso darli, dai, che non sono proprio esagerato. Oddio, la sera. Possiamo fare queste per cena con le salsicce. Quindi il cavolo slitta dopodomani per pranzo. Vabbè. Io i miei ragionamenti, io vi saluto, spero di avervi motivato a pulire e volevo dire a cucinare. Anzi, facciamo così, prima di chiudere, ve lo giuro, vi faccio vedere quando la cucina sarà in condizioni un po' meno pietose. Tra l'altro ho questa di ieri e questa di oggi. Già buon punto, no? Guardate quanto è bello, vi prego, come piace a me. Corposo, non liquido, però ahimè. Tan 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 tan! Benvenuti nella mia vita. Dicevo che però sono contenta perché la lavastoviglie è andata. Ho lavato una montagna di roba a mano, le macchiette del caffè, c'era una tazza che non c'entrava più niente la lavastoviglie. Ho anche asciugato già tutto, mi sono rimasti fuori soltanto il tagliere che si sta ingiallendo e il contenitore delle cipolle che non metterò mai più in frigo, ne ho preso uno più piccolo perché era troppo grosso questo. E ne ho un altro nell'armadio, ora l'ho bello lavato e igienizzato. Quindi mi fa piacere avere questi contenitori di IKEA perché gli troverò sicuramente una sistemazione. Quasi finito, dai. Ok, lo so, non è una genialata a pulire prima di cucinare, però sinceramente se io copro bene la padella non credo che quattro polpette mi distruggano tutto, perché purtroppo per me cucinare in quelle condizioni era impossibile. Ho pulito il vetro, gli infissi, questo è un graffietto, non ci fate caso, il piano cottura è disastrato, finito di lavare tutto a mano. Datemi un consiglio perché mi spiace da morire che la padella si sia ridotta così. Fra l'altro io le straconsiglio queste padelle. Il set da 3,39 € su Amazon vi durano un'eternità. Stupende, veramente antiaderenti, veramente non si incolla manco una ceppa. Una passatina pure al lavandino, vabbè, tanto stasera lo so che mi tocca fare i piatti a mano. Il cibo già c'è in frigo. La
frittata l'ho bella che tagliata. Madonna, sembra pane, ve lo giuro. Io adoro quest'idea. Da oggi in poi solo frittata di bianchi. E così al massimo fa un giro. Ho tenuto fede alla mia promessa, in un'ora ho fatto tutto. In realtà quando ho girato il pezzo prima di mettere la coupe, pensavo che erano quasi le 7, ma erano le 6 e mezza tipo. Mamma mia, quest'ora vi giuro mi ha distrutta, sono proprio stanca, mamma mia. Sembra una stronzaggine, scusate il termine, però veramente un po' di mal di schiena. E niente, sono felice. Vi saluto, sono in pigiama già, in parte, tutto macchiato qui, porca miseria. Ho appoggiato questo bagnato, guardate che ha combinato. Vabbè, comunque vi dicevo, sono in pseudo pigiama, ancora con i simpaticissimi ganci in testa. E vi saluto al prossimo video, mi raccomando. Venite a trovarmi sempre su Serie Princess e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!